Sta nascendo un nuovo mondo di imprese ibride, che non sono imprese tradizionali che semplicemente adottano nuove tecnologie, come se fosse una macchina più moderna che quindi velocizza il lavoro, ma sono imprese che nascono direttamente con una cultura digitale. Sono tantissime nei settori più svariati, come il cibo, il tessile, la moda, l'arredamento, e sono imprese che sono culturalmente digitali, nel senso che lavorano con logiche aperte, con innovazione diffusa, in rete non intendo internet, intendo in rete con tanti produttori che compongono il prodotto finale. E poi lavorano con una logica globale, cioè non hanno paura di questo mondo così ampio, di queste tecnologie così difficilmente leggibili, ma anzi le usano a loro vantaggio. Se le imprese digitali, e qui in Toscana e a Pisa ne abbiamo tantissime, lavorano nel digitale per fare startup digitali come Facebook o Google, verosimilmente non abbiamo lo spazio per tutti e forse neanche i capitali e la tecnologia per... Sono casi irripetibili o rarissimi. Se invece le nostre imprese digitali diventano abilitanti di una manifattura digitale in tutti i settori, beh, c'è uno spazio enorme per loro, perché hanno un mercato enorme, che è il nostro mercato della manifattura, del cibo, del turismo tradizionale, tra virgolette, e soprattutto inducono un aumento di posti di lavoro e di fatturato e di PIL in tutti i settori in cui già siamo forti. Thank you.